L'Italia è il paese che per primo ha fatto del diritto alla salute un diritto universale e negli ultimi 50 anni circa, dall'istituzione del Sistema Sanitario Nazionale con la legge numero 833 del 1978, abbiamo vissuto nella certezza di un sistema assistenziale basato su principi di uguaglianza ed equità, con l'obiettivo di garantire prestazioni sanitarie a tutta la popolazione. Negli ultimi anni, però, questa certezza ha iniziato a vacillare e sono emerse sempre più criticità. Con l'approssimarsi della scadenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha portato a un'iniezione di investimenti e innovazioni, qual è il punto dei lavori e cosa serve per migliorare e mantenere il sistema sanitario nazionale anche post-PNRR? Ne abbiamo parlato con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, in occasione dell'evento di Roma Principi Attivi, la salute degli italiani tra tradizione, ripresa e resilienza, promosso da Boehringer Ingelheim Italia. Grazie ai fondi del PNRR destinati alla sanità, quali sono stati gli obiettivi già raggiunti e su quali settori si sono focalizzati i progetti? Ma in questo momento noi siamo a quasi un anno e mezzo, diciamo, dalla scadenza definitiva dei target PNRR, molte opere sono ancora in progress. E possiamo dire che di fatto, diciamo, a parte le borse di studio per i medici di medicina generale, non c'è nessun beneficio tangibile, diciamo, per i pazienti, perché la maggior parte di quella che riguarda, diciamo, la riorganizzazione territoriale con le case della comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative territoriali, avranno sostanzialmente una scadenza al giugno del 2026. Soltanto che stiamo accumulando alcuni ritardi, diciamo, nella messa a punto di queste strutture, soprattutto nelle regioni del sud, che inevitabilmente sono indietro anche per altre ragioni. Che quindi stanno un po', diciamo, rimanendo indietro su quelli che sono i risultati da raggiungere. Terminata la fase dei finanziamenti PNRR, cosa rimarrà fuori? C'è un settore a rischio di rimanere più indietro rispetto agli altri? Ma è molto difficile dirlo perché quello che stiamo sperimentando di evento inatteso è un po' la fuga dal Servizio Sanitario Nazionale di medici, di infermieri e di altri professionisti. Per cui queste strutture che erano state pensate da popolare con i medici di famiglia, con gli infermieri di comunità e gli infermieri di famiglia, a oggi non hanno una programmazione adeguata del personale per poterle fare funzionare. Quindi oggi l'emergenza dell'emergenza nel servizio pubblico, che poi si vede con i pronto soccorsi affollati, con le liste d'attesa, è legata proprio a questa fuga del personale sanitario che non è più sufficiente da un punto di vista quantitativo e oggi anche demotivato dal punto di vista, diciamo, della voglia di stare nel sistema pubblico per portare avanti quella che è la sua attività quotidiana. Quindi al di là del PNRR dobbiamo sempre considerare che questo finanziamento può rappresentare un plus per il servizio pubblico, ma non può essere una stampella se il servizio pubblico è claudicante, quindi deve inserirsi in un quadro di rafforzamento generale. In questo momento non c'è un rafforzamento generale.